ovviamente non vaccinato, conoscete tutti la mia opinione in proposito. Mesi fa sono tornato in Italia per alcune faccende da sbrigare. Alla luce dei precedenti attentati, era scontato che sarebbe stato un viaggio a rischio, per questo mi ero premunito prima della partenza. A futura memoria di un possibile esito infausto, avevo anche postato notizie e immagini del mio perfetto stato di forma e della mia salute. Le modalità dell'infezione sono state quantomeno insolite. Lasciate che le sottolinei. Sono partito a fine gennaio, subito dopo un allenamento a tutto fuoco nella palestra dell'albergo, con un test Covid negativo fatto 2 ore prima dell'imbarco. 20 ore complessive di viaggio sono passate nel massimo comfort e perfetto benessere. All'arrivo a Linate, era oramai mezzanotte, non potendo viaggiare in treno e non potendo neppure alloggiare in albergo, ho noleggiato un'automobile. Ho guidato per 4 ore nel cuore della notte, sotto una pioggia battente, senza un minimo cedimento di energia o un colpo di sonno. Si badi bene che ho 75 anni e la maggior parte dei miei coetanei ha già un piede nella fossa. Unico conforto, un caffè in una stazione di servizio, servito all'aperto perché non mi hanno fatto entrare neppure per pisciare. Io ho pisciato davanti all'ingresso, se lo sono meritato. Alle 4 di mattina, appena a casa, ho controllato che l'abitazione fosse a posto, riposto gli indumenti più delicati, ho fatto una doccia, controllato le mail e sono andato a letto. Un sonno popolato di incubi. Il mio angelo custode mi stava mettendo in guardia. Al mattino seguente già i primi segnali che, vivendo in stato di costante benessere, so interpretare alla perfezione. Doloretti articolari, sensazione di qualcosa di alieno che ti scorre nel sangue, lieve astenia. Il quadro si è aggravato durante il giorno. Alla sera era salita una leggera febbricola. Tampone positivo al Covid. Mi sono messo in isolamento. Solo 36 ore di incubazione? Alquanto insolito. Anche se Omicron è di gamba più svelta, più del cugino Delta. Faceva testo non solo il tampone negativo alla partenza, ma anche la mia condizione di benessere fino a quel momento eccellente. Non mi sono preoccupato, ma sapevo che dovevo stare alla larga dagli ospedali per non fare la fine di Franco Trinca e degli altri coraggiosi che sapete. Ho iniziato con l'autoprescrizione di idrossiclorochina, che porto sempre con me come antivirale, di aspirina per contenere l'infiammazione e di acido ascorbico 2 grammi ogni 2-3 ore a saturazione. C'è stato un temporaneo miglioramento e la discesa della febbre. Poi l'infiammazione ha preso campo, la febbre è salita, la saturazione dell'ossigeno iniziava a calare. Sono al centro di una rete di medici intelligenti, non complici del sistema, che mi hanno assistito. Cortisonici e antibiotici per una quindicina di giorni, lottando con la febbre sempre più alta e la saturazione che pericolosamente si avvicinava a 90. Per almeno 10 giorni ho mantenuto forza e massa muscolare. Mi allenavo regolarmente con i pochi attrezzi che ho in casa. Ho scritto alcuni capitoli del libro e fatto un paio di video. Successivamente non è stato più possibile. Riuscivo solo a mangiare e fare lunghe dormite in stato comatoso. Finalmente il lento recupero e la negativizzazione, sempre animato dalla determinazione di non cadere nel mattatoio degli ospedali dove ti sopprimono con l'intubazione. Mi permetto di segnalare alcuni aspetti significativi di questa esperienza.
La conseguenza più orribile di questo virus è l'infiammazione che produce nell'intero organismo, che ti consuma da dentro. Pur non essendo, grazie a Evo Diet, infiammato, ne ho sofferto così tanto da pensare che se colpisce un obeso o un diabetico, questo non ha scampo. Era fortissima, a carico soprattutto dei muscoli e delle articolazioni, qualche volta quasi insostenibile. Avevo la percezione molto forte che l'infezione viaggiasse non solo nel sangue, ma anche lungo le fibre nervose, come è tipico del virus herpetico. Avevo mantenuto l'olfatto e perduto solo parzialmente il gusto. Questo mi consentiva di consumare i miei abituali 800 grammi di carne e 6 uova al giorno, più naturalmente frutta e verdura. Tuttavia il metabolismo viaggiava a mille. In 15 giorni avevo perso almeno 4 kg di muscoli e tutto il grasso corporeo. Ero già molto tirato alla partenza, come si può vedere dalle foto. La pelle cadeva su arti ridotti a fuscelli. Più che sarcopenico, sembravo cachettico all'ultimo stadio di un tumore. Per tamponare questa situazione estrema, ho aumentato la dieta di almeno 1000 calorie al giorno, soprattutto biscotti, focacce, salumi e schifezze varie. Così ho fermato il catabolismo. A livello neurologico, sperimentavo perdita di memoria ed estrema difficoltà di concentrazione, sintomi che mi sono portato dietro anche nei 2 mesi successivi durante il cosiddetto long COVID. Finalmente ho percepito che la bestia era stata sconfitta e il tampone negativo lo ha confermato. Oggi, a 3 mesi di distanza, ho recuperato muscoli, forza, resistenza, i polmoni non sono stati compromessi. Ma sono sempre più convinto che la forma virale con la quale mi hanno infettato, sottolineo, mi hanno infettato, fosse la più feroce si potesse trovare, e solo la mia salute, le mie conoscenze, la mia previdenza e i medici amici mi hanno salvato. La lezione da trarne è una sola: state sempre allerta, col piano B sempre in tasca, perché a settembre ricomincerà la solfa. State sempre sani ed efficienti con Evo Diet, per sostenere ogni possibile nuova infezione. I nostri mandriani ashkenaziti hanno mezzi incommensurabili, ci odiano, ci disprezzano, sono animati da ferocia implacabile. Non contate sulla loro pietà e siate sempre pronti a combattere. Un caro saluto e un abbraccio. Bestie.